Siamo a Orzulei, Sardegna, questa è la vigna Galafai da cui facciamo il nostro Messier Pinot, Pinot Noir al 100%. E tempo di potatura, siamo a metà marzo, quindi vediamo come fare lo sviluppo della ramificazione per un Guyot che sia monolaterale o bilaterale. In questo caso è monolaterale. Allora, vediamo come funziona. Dunque, la prima cosa che dobbiamo fare è cercare, secondo i principi della ramificazione, quali sono le uscite che ci permettono di proseguire il percorso della linfa, quindi di aprire la pianta sui lati, per non agglomerarsi tutto al centro, per non sviluppare l'attesa di salice. E incontro subito, naturalmente, questo e questo germoglio. Quindi ho già individuato quali sono i miei germogli che mi daranno la prosecuzione l'anno prossimo, su cui poi andrò a cercare il capofrutto. Quindi la prima cosa che faccio è speronare questi due tralci. Partendo dalla mia sinistra, quindi la destra nel video, una gemma di riferimento più una, oppure una più una. Decido di lasciare leggermente più lungo e taglio qua. Ok? Primo sperone fatto. Perché lascio? Perché questa qua è molto vicina. Ok? In realtà potevo anche tagliare qua. Anzi, proviamo a tagliare qua, vediamo cosa succede. Vediamo un po'. Questa è la prima potatura che faccio, quindi sto guardando, non sta uscendo, la vite non sta piangendo, quindi siamo ancora in tempo perfetto per effettuare la potatura. Quindi un germoglio di riferimento più uno. Questo lato, un germoglio di riferimento più uno che è molto attaccato, quindi decido di lasciare un altro più un altro germoglio di riferimento più un altro e tagliare qua. Ed è fatto. Ok? Quindi a questo punto io ho cercato le mie uscite laterali che mi daranno la prosecuzione del percorso della ramificazione per l'anno prossimo. Questo è il moccherino lasciato l'anno scorso, vedete, ho lasciato un'ampia porzione di legno di rispetto. A questo punto questo è tutto secco, quindi questo lo posso tagliare qua. E infatti, come si può vedere, è secco. Ok? Quindi, avendo cercato questo, mi cerco adesso il capofrutto. Prendo questo, no, non mi sembra sufficientemente vigoroso, quindi questo qua lo elimino tagliando non alla base dove c'è l'innesto, ma c'è l'innesto insomma alla base dell'internodo, ma tagliando più su, eliminando questo lo elimino. Questo è un germoglio in più che elimino perché non lo voglio lasciare, altrimenti, oddio, in realtà potrei anche lasciarlo questo qua, ma preferisco tenere questo qua che mi sembra un po' più omogeneo. Quindi faccio una cosa invece, anziché lasciare questo qua su questo moccherino, tengo questo lo elimino, ok, tagliando qua, questo mi diventerà secco e l'anno prossimo lo potrò ripilare qua e poi eliminare questo qua. Sì, facciamo così. Questo non mi piace. Quindi questo lo elimino. Questo è il mio capofrutto che taglierò opportunamente, che poi girerò. Ok. Una volta che ho individuato le uscite laterali, il capofrutto, elimino il capofrutto dell'anno scorso, tagliando non in basso, ma qua su. E la potatura. Adesso tagliamo bene così si vede la pianta pulita che è bellina. Ecco qua. E la potatura del guyot monolaterale è fatta. Naturalmente io quando lego adesso dovrò andare a legare, anzi questo lo taglio un pezzettino di più, lo taglio perché è effettivamente troppo lungo. In funzione del numero di gemme che voglio lasciare, questo lo piego, facendo attenzione a non romperlo. Facendo una curva abbastanza stretta in modo che ci sia uniformità, l'ho già detto altre volte, di germogliamento. Ok, poi questo naturalmente lo lego e il mio guyot monolaterale è fatto. Ok, andiamo a vedere qualcos'altro. Un altro esempio di potatura di guyot ramificato. Allora, prima di questo volevo dire due cose. Allora, uno. Naturalmente io ci tengo a ripeterlo, quei video che faccio non sono esaustivi di tutte le casistiche che si possono incontrare in vigna. Per
Spessissimo molti di voi mi chiedete informazioni su come poter in un certo modo, su come poter in un altro. Allora, io non ho la risposta per tutto, io so solo che le problematiche che incontro in vigna cerco di affrontarle rispettando i principi della potatura ramificata. Quindi è chiaro che molto spesso ci si trova di fronte a delle situazioni in cui bisogna improvvisare, ma avendo sempre in testa i principi della ramificazione, si cerca di trovare la soluzione migliore. I principi della ramificazione, come sappiamo tutti, sono cercare le uscite laterali per evitare che si formi una testa di salice e far sì che la linfa possa scorrere per alimentare bene la pianta e quindi alimentare propriamente i vasi, insomma i tralci. E quindi che la linfa arrivi bene alle gemme in modo che ci sia uno sviluppo uniforme. Il legno di rispetto, vedete questo moncherino, per evitare che il disseccamento vada a influire appunto sui vasi linfatici e cercare di non effettuare tagli di mai più di 1 o 2 anni perché la pianta ne soffre ed è risulta difficile, come dire, la cicatrizzazione. Seconda cosa che volevo dire relativo a tutti questi principi, io non sto inventando niente. Qualcuno di voi mi ha scritto e mi sta dicendo: ma tu stai propinando un metodo. No, io non sto inventando proprio nulla. Questi è un metodo che è stato codificato da Marco Simonit e per Paolo Sirk nella loro scuola di potatura della vite, che io ringrazierò sempre perché ho imparato moltissimo da loro. Ho imparato moltissimo. E ripeto, questi video che faccio non sono dei video di potatura, cioè non mi interessa tanto la potatura. La potatura chiaramente è parte del video e del canale che sto mandando avanti, cercando di mandare avanti. Però quello che mi interessa che voi capiate, e ci tengo a ribadirlo ancora una volta perché evidentemente non è chiaro a tutti quanti, questo non è un canale di potatura, questo è un canale che io ho pensato, una serie di video che io ho pensato affinché tanti come voi e come me, che non hanno mai trovato un insieme organico di informazioni su come si fa un vigneto dalla A alla Z e poi come si fa il vino, avessero poss la possibilità di trovarlo. E io sto cercando di fare questo per tutti voi. Quindi questo non è un canale di potatura, è un canale di come si fa un vigneto artigianale da parte di un vignaiolo, che tra l'altro è una, diciamo, per me è un hobby. Io non sono un professionista, per cui è uno dei motivi per cui non mi faccio pagare quando qualcuno mi chiede qualche cosa e quant'altro. Ok? Sono una persona che ha la passione per il vino, ha passione per la vigna, cerca di farlo nel migliore dei modi e cerca di dare delle informazioni organiche a tutti voi che magari avete bisogno di trovare un qualcosa in un canale che sia appunto che possa comprendere tutte le fasi del vigneto. Ok? Questo ci tenevo a dirlo. Detto questo, mi sto rompendo il ginocchio, mi servono le ginocchiere. Allora, vediamo un pochettino. Questo è un altro esempio. Uscite laterali, una e due, trovate. Ok, qua non si vede, ma l'altro il traccio è qua. Quindi sto cercando le mie. Ho trovato le mie uscite laterali. Questo è il moncherino dell'anno scorso. Questo è il moncherino dell'anno scorso. Li elimino. E cosa cerco? Dunque, una gemma più una, oppure una più una, ed elimino qua. Poi in fase di germogliamento, di impattatura verde, vedo che cosa succede se lasciare questa. E quindi poi questa come futuro capofrutto, oppure questa come futuro capofrutto. E questo qua invece, questo che sto tagliando adesso, è un candidato, questo qua, vedete? È un candidato capofrutto. Andiamo dall'altra parte, uscite laterali. Vedete, in questo caso una gemma andrebbe verso questa, ma qua una si rimette in asse, quindi anziché scegliere questa più questa, scelgo questa qua dietro, che voi non vedete, più una. Così, quando germoglierà da questo sperone, avrò qui e quindi starò tornando in asse. Ok? Questo invece è un altro candidato capofrutto. Quale prendo? Prendo quello che mi assicura, diciamo, la migliore omogeneità, ma sono entrambi omogenei, per cui decido di prendere questo qua perché così lo posso piegare a chiudere. Ok, la sua direzione di apertura sarebbe questa. Quindi verso questa. Invece lo piego a chiudere facendo una curva stretta in modo che ci sia un germogliamento uniforme. Come? Questo lo elimino facendo un taglio. Ah, scusate, una volta che ho individuato gli speroni per la ramificazione, i capi a frutto, questo qua lo posso eliminare. Questo è il capo a frutto vecchio e faccio un taglio appena prima dell'internodo qua.
lasciando un'adeguata porzione di legno di rispetto. Ok? Dopodiché abbiamo detto questo lo eliminiamo, quindi taglio qua su, non taglio appena la base legno di rispetto, ma taglio qua sopra. Questo è un taglio di 2 anni che la pianta ancora riesce ad assorbire, e questo lo piego effettuando una piegatura stretta, così, cercando, si sente un po' di snervatura ma non succede niente. Questo è un po' troppo lungo, quindi lo taglio. E quando lo taglio lungo? Beh, lo taglio lungo per avere circa 4 gemme e comunque evitare affastellamenti verso l'altro capo a frutto, verso l'altra pianta, scusate. Quindi questo qua. Ok. E quindi la potatura è effettuata. Ecco, questo è un caso in cui non tutto va come vorremmo. Perché vedete, allora qua, moncherino dell'anno scorso, ok? I due speroni lasciati. Dobbiamo ramificare. In questo caso però, purtroppo, madre natura ci ha giocato uno scherzetto perché una gemma di riferimento più una per un candidato capo a frutto, questo qua si è rotto. Quindi io questo non ce l'ho, ma ho l'uscita da una parte all'altra per ramificare, che individuo subito. Ecco qua, 1 e 2. Anche in questo caso vedete, ho le gemme che vanno in senso, come dire, trasversale rispetto alla direzione longitudinale del tronco. Cosa fare? C'è poco da fare. Io qua devo comunque scegliere una gemma più una e tagliare qui. E ho trovato lo sperone per l'anno prossimo. Idem devo fare da questa. Quindi o scelgo questa più questa, oppure questa più questa. Sperando che l'anno prossimo, in attesa che l'anno prossimo si rimettano in asse. Se non si rimettono in asse, cercherò sempre una gemma per farmi tornare il più possibile in asse. Comunque, ecco, questo è un caso di studio per dire non sempre le cose riescono come vogliamo. In questo caso mi conviene, questo è il bourillon. Questa gemma di cono, il bourillon è qua, più una. Scelgo questa più questa e taglio, anche se magari mi posso allungare troppo, questa più questa. Facciamo così, provo a scegliere questa più questa e taglio qui. Qua dietro c'è il bourillon, quindi è una gemma, prima gemma visibile, questo è il moncherino che taglio. La stessa cosa invece ce l'ho qua, più questa. A questo punto ho individuato le uscite. Qual è il capofrutto? Certamente non questo, perché questo si era rotto. Il capofrutto sarà questo qua. Quindi, questo. Quindi elimino il vecchio capofrutto facendo un taglio qui. Stralcio tutto. Qua ci sono ancora tralci dell'altro. Questo è un tralcio del vecchio capofrutto. E a questo punto prendo, elimino vitice femminelle e lo giro. Ecco, vedete, in questo caso per esempio non posso girare a chiudere, perché la direzione di apertura del tralcio è questa, quindi sto andando a chiudere lungo la sua direzione naturale di apertura. Quindi cosa faccio? Cerco di avvicinare e stringe il più possibile. Sentite un po' di snervatura, di stringere il più possibile la curva, in modo che possa avere un germogliamento uniforme. Naturalmente poi questo qua andrà legato. E per questo qua è un altro caso di ramificazione, magari non più propriamente nell'asse della pianta, ma dobbiamo arrangiarci con quello che vediamo. Dobbiamo improvvisare, adattarci e raggiungere lo scopo, come diceva il buon vecchio Ganni. Improvvisare, adattarsi e raggiungere lo scopo. Allora, questo è un caso interessante perché qua si vede bene la ripresa del germogliamento che io ho atteso sul fusto, perché non avevo uscite che mi potessero servire per far ramificare sia a destra che a sinistra. Invece adesso ci sono, perché questo è il moncherino lasciato, questo è il moncherino lasciato l'anno scorso, questo è il moncherino lasciato l'anno scorso, e adesso ho nuovamente la ripresa del germogliamento.
ok, con la ramificazione. E quindi vado ad aprire le uscite laterali, andiamo prima da qua che si vede meglio, continua a perdere il fuoco purtroppo, abbiate pazienza. Allora, gemma di riferimento più una, taglio qua, ok, e primo sperone è fatto, questo è il secolo rifilo, e questo sarà un candidato, sarà un candidato capo a frutto. Da questa parte idem, sperone. Allora, la gemma di riferimento è qua sotto, più una, oppure continua, scusa, continua a perdere il fuoco, oppure una più una e taglio qua. Niente. Ok. Tanto in potatura verde vado a scegliere se prendere questa, se germogliata questa di sotto che non si vede, però possiamo vedere da qui, vediamo se si vede, eccola qua, questa qua, ok, e vedete c'è anche l'altra gemma di riferimento, questa più una qua dietro, quindi di potatura verde vado a decidere se ha germogliato bene, e nel caso tolgo questi ultimi due germogli perché a me servono, che partono gli altri, ok. Poi questo è il secco dell'anno scorso, lo rifilo, scusate, chiedo scusa per il, è un po' difficile, ma lo so, è complicato fare l'invio a mano così, è molto difficile, scusate, devo cercare di evitare, vabbè, insomma, comunque questo qua lo devo ritirare per capirci. Oh, dopodiché il candidato, altro candidato capofrutto è questo qua. In questa fase io decido che mi piace di più, vediamo un attimo, questo qui, anche se dovrò andare a piegare ad aprire, perché vedete dovrò piegare nella direzione naturale di piegatura, quindi elimino questo qua, questo è il capofrutto che elimino tagliando non attaccato al germoglio dello sperone, ma tagliando e lasciando una adeguata porzione di legno di rispetto. Questo è il capofrutto dell'anno scorso, e questo ormai lo posso tagliare, questo è legno di 3 anni, perché questo è il capofrutto e il legno di 2 anni sul legno di 3 anni, quindi questo lo taglio, e dove lo taglierò qui per evitare che il legno di il cono di seccamento vada a influire troppo sulla pianta. Quindi taglio, questo è un taglio importante, ma appunto per quello, vedete, taglio importante, ma con adeguato legno di rispetto. Questo eliminiamo. E dopodiché, questo è il capofrutto che io adesso, per il quale elimino vitici, vari vitici femminelle, e che successivamente dovrò piegare in questo. Faccio un altro, c'è un pezzo dell'altra pianta, sto eliminando il vecchio capofrutto. Oh, facciamo un po' di pulizia, via, benissimo. E a questo punto questo lo dovrò piegare in questo modo, ok, stando attento naturalmente a non spaccare tutto, ok, e la potatura è fatta. Questo è il caso di guyot ramificato bilaterale, come si può vedere, capo a frutto, che è l'esperimento che ho fatto l'anno scorso, ma che ho deciso di non proseguire, cioè lascio solo questo, diciamo, come caso di studio, come esempio, perché ho visto che comunque il carico di gemme per la pianta è troppo elevato, e siccome questo clone di Pinot Noir, che è l'SMA 201, fa grappoli piccolini, non ce la fa, diciamo, è ancora troppo giovane la pianta, quindi non riesce a portare adeguata maturazione tutto quanto, e poi fa una vegetazione veramente gigantesca, costa moltissimo fare la potatura verde, quindi
preferisco evitare di fare il cordone, scusate, il guaio bilaterale. Vediamo comunque come si porta. Il concetto è sempre quello. Dobbiamo individuare prima le uscite per la ramificazione per il proseguo della ramificazione, quindi una cosa qua. E devo cercare le gemme che mi portino verso questa, una più una. E primo sperone è fatto. Da questa parte, questi li eliminiamo. Sono dei gemmoglietti. Vediamo un po' dove sono le gemme. Qua c'è un doppio germoglio. Questo lo elimino perché tanto è che mi messo male. Questi sono gemmoglietti minuscoli che non mi servono a niente. Una gemma di riferimento qua. Una gemma più una, però sono molto attaccate, più una, secondo sperone è fatto. A questo punto posso eliminare, ho i candidati capi a frutto, anzi no, non sono i candidati, sono proprio i capi a frutto del guaio bilaterale, che sono uno e due, sono ben sviluppati, ben lignificati, elimino la porzione di secco lasciata l'anno scorso e procedo all'eliminazione del capafrutto vecchio sul legno di 3 anni. In questo caso bisogna stare attenti perché questo è il legno di 2, legno di 1, legno di 3, quindi taglio qua, ma perché sono tranquillo, relativamente tranquillo, perché perché in realtà questo taglio, a parte il fatto che c'è un po' di legno di rispetto, quindi tutto sommato sono abbastanza sicuro che il cono di seccamento non vada a interferire troppo, non vada a interferire nel percorso della linfa, ma comunque è qua sopra, vedete? Ecco il motivo per cui bisogna ramificare, perché i tagli vengono fatti tutti sopra e la linfa invece scorre da questa parte, non essendo quindi interessata ad un eventuale cono di seccamento di questo qua. Ho lasciato un margine di, doveva essere un po' più grande, però era così, quindi mi aspetto che arrivi un po' di seccamento anche all'interno di questa parte, ma la linfa la intercetto qua, quindi proseguirò da questa e il capafrutto per l'anno prossimo, ok? Quindi questo è un capafrutto che poi giro, mi alzo perché mi sto spaccando le ginocchia, e da questa parte la stessa cosa, procedo all'eliminazione del capafrutto dell'anno scorso, è un po' duro, ok? Perfetto, puliamo. Allontaniamo quello che c'è da allontanare. Il cordone, il guaio bilaterale è piuttosto bello da vedere, proprio dal punto di vista puramente estetico. È molto bello da vedere. Ecco qua. Guardate che bello. Ha una bellissima forma. Vedete come si sta aprendo adesso la pianta? Proprio è chiaramente, non sto creando affastellamenti qua dentro, ma sto aprendo e me ne sto andando verso l'esterno. Quindi, secondando la pianta nella sua naturale predisposizione alla ramificazione, ma controllando la vegetazione per la produzione che mi interessa. Comunque, ho detto, questo è un caso di studio. Non intendo, per adesso, in questa fase, non intendo. Adesso lo piego. Ricordo che erano sempre sono belle giornate queste qua, perché sono molto umide, quindi faccio, come ho detto, una curva stretta in modo da avere una maggiore, poi naturalmente lo taglio questo qua solo per vedere, e qua c'è, se non lo taglio c'è un altro tralcio della pianta che sta a fianco, la stessa cosa da questa parte qua, questo è lunghissimo, tanto c'è anche il palo di mezzo, ma non importa, ed è così. Quindi insomma, questo è il cordone S, no, mi viene sempre cordone perché sto pensando alla vigna di Suboe, qua io ormai ho finito, e quindi sto pensando che adesso devo andare anche qua, vedete, curva stretta, sento un po' le snervature della pianta, del tralcio, ma non succede niente, e me ne vado verso questa. Questo poi lo taglio, evitando, tolgo l'ultima gemma, così non va a affastellarsi su questo. Il guaio bilaterale ramificato e potato. Dai, ultimo esempio di potatura di potatura ramificata, nel senso dell'apertura delle uscite e rilevamento dei germogli
delle gemme partenti. Ecco, è anche per vedere il perché è importante lasciare due speroni. Vedete qua, ho lasciato il mochino dell'anno scorso e il mochino dell'anno scorso. In questo caso però, qua si vede bene, si è rovinato. Abbiamo, probabilmente passando col trattore o con qualcos'altro, si sarà rovinato. Quindi, se io avessi lasciato, supponiamo, solo un moncherino e poi un capo a frutto, avrei avuto difficoltà perché avrei dovuto cercarmi il capo a frutto. Vedete, il capo a frutto è molto alto qua, quindi lo posso abbassare. Avrei dovuto cercarmi un capo a frutto da qualche altra parte. Invece, in questo modo, avendo lasciato un moncherino, tra l'altro più in basso, ok, con un internodo piuttosto importante, ho la possibilità di scegliere un altro candidato a capo a frutto che sarà questo qua, questo che sto tenendo in mano io. Quindi, cosa facciamo adesso? Andiamo a individuare le gemme che devono partire per la ramificazione dell'anno prossimo, partendo da questo caso, dalla mia sinistra, alla vostra destra nel video. Questo lo rifilo perché è secco. Allora, qua la gemma se ne va in direzione trasversale. Ho una gemma invece da questa parte che non si vede nel video, quindi mi scelgo questa, ne lascio una e lo sperone per l'anno prossimo è fatto. Questo lo eliminiamo perché è sul fusto e non serve. Faccio un taglio rispettando le gemme di corona per favorire la cicatrizzazione. Andiamo da questa parte. Qua si vede bene invece, c'è una gemma qua sotto più una, ma siccome sono molto vicine, decido di lasciarne un'altra in più una. Ed è fatto lo sperone per l'anno prossimo. Okay? Questi qua tra l'altro me li conservo, perché adesso farò le talee di Pinot Noir, così, questo è Pinot Noir appunto, ricordate? Mi pianto un altro filare a piede franco, voglio vedere cosa succede. Individuate gli speroni, l'unico capofrutto che mi rimane ovviamente è questo qua. Posso eliminare il tralcio che ho prodotto l'anno scorso. Questo è un legno di 3 anni, perché questo è legno di 2 e questo è legno di 1, 2, 3. Taglio qua sopra. Lascio una molto adeguata parte di legno di rispetto. È un taglio di 3 anni, ma con un legno di rispetto adeguato so che il cono di seccamento non andrà a finire a impattare sullo sviluppo della pianta. Ed ecco qua, e ho il mio bel capo a frutto pronto per il germogliamento di quest'anno, che adesso piego e devo anche sbrigarmi perché sta incominciando a piovere. A proposito, tra l'altro, oggi è una giornata ideale perché c'è una leggera pioggerellina, ma una roba veramente insomma leggerissima, non mi sta creando problemi. Ma la coda bella, vedete, adesso faccio una piegatura cercando di chiudere, fare una curva stretta in modo da avere uniformità di germogliamento sul capo a frutto. Come al solito passano amici e bisogna salutarli. Ecco qua, questo lo eliminiamo che non serve a niente. E insomma, dicevo, è una giornata ottima per potare, per piegare, perché c'è molta umidità, quindi i tralci sono piuttosto umidi, non facciamo nessuna fatica per piegare, non se ne è spezzato nemmeno uno fino adesso. Facciamo le colle, anzi facciamo gli scongiuri, sperando bene. Quindi insomma, dai, questa è la fase di potatura appunto dell'apertura e del proseguimento della ramificazione, e poi vediamo. Naturalmente sarà importantissimo la fase di potatura verde per eliminare tutti i germogli che non ci interessano e che dobbiamo eliminare per lasciare solo quelli che servono per la potatura ramificata dell'anno prossimo. Ok? Spero vi sia piaciuto. È importante, se vi piace il canale mettete un like, mettete la campanella spuntate la campanella per essere avvisati quando ci sono nuovi video, e poi insomma vediamo alla prossima, ok? Grazie a tutti, ciao!